Vedere il trash essere. della televisione, però si E vedono voglio una marea di ricordarmi le cose. loghi, si Che bella la vedono. televisione È che anziana, non si può. cazzo. Vabbè, ma scusami, perché no? Sì, no, Possiamo sì che si vederci può. tutto il trash ormai dimenticato. Madò, i vecchi Capito? I meme. Lui è meme quelli. morto, regà. Lo sapeste? Sono i. Come è Eh morto? sì, ma da un Sì, po', ma diciamo, da un bel po'. Ma lo faccio, non mi pento. Non lo voglio fare. Non lo voglio fare. Non lo voglio fare. Lo faccio. Sì. Con te. Dobbiamo No. vederlo salire, eh? Madonna, fratello, ma sai quanto. Cioè, ma come fai a fare certe cose? Porco Questa roba. schifo, è uno sbalo, mi piace. Anche dall'altro. Vai, forte, forte. Mamma mia, che fiato ci vuole. Uno, due. Ah, porco schifo! È uno sbalo, mi piace. Signora? Ragazzi, 118. Ti vergogni a chiudere le sigarette? A te te ne importa, ma vattene un po' via. Ma chi sei? Come ti permetti? 118! Sono 118! Chiamate un po' 118! Sotto il porticato di Teramo! Puttane! Oddio, la troppa! No, 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 Jamas, la troppa! La La troppa, troppa, la troppa, la troppa, la troppa, la troppa, la troppa, la troppa! E sembra l'ho stoppato bene, Mamma, un però. fenomeno! Madonna, oddio, grazie, grazie, Enrico! ragazzi. Ho 22 anni. Portati benissimo. E sono un ragazzo carino. Che facete voi? No, io sono a non conosco casa. Lavoro, zappo, a vigna. Ah, guardate, li sai tutti! Eh sì, questi sì. Sono mi sa che è vicino alle mie un carino ragazzo. Però Fastbook e Rico. Fastbook! Pronto? Che è? Ascolti, io mi sono rotto i coglioni. A me mi interessa solo se c'è la trombale. C'è la trombale? C'è la trombale? L'educazione è questa. E a voi mi hanno insegnato l'educazione di fare 2, 3, 4, 5 telefonate a rompere i coglioni alla gente, porco Dio! Dio merda! Beh. Porca Madonna! E così mi hai convinto. Ah, no, mi ci sei dai, te lo prendi coglione, vai a figa la Madonna, ti è porco. Ma porco Dio, mi voglio sapere come che ti fai i conti. Dio, ma come altri 20 prima, tua figa? Infatti, 15, 20, ti va a 38, Dio. Come fa a far 18 più 15, non fa 36? Dio, ti male, dico, te da un po' che ti ha picchiato. Ti fa male, puttana, che te colpo, Dio, caro. 15 e 18! Quanto fa? Mio porco! Noi quando conta i punti Gianmarco a Pecco. Tutti matti l'importante sono. È abbiamo trovato il passaggio. Grazie. No, è il V2. Bambino. Bambino? Dici che è sempre lei. Eh sì, sì, è quella, lei, è quella di sotto il ma porticato che di Teramo. Mi sa che è morta pure lei, raga. Eh sì, è Baron. Eh sì. Da dove vieni tu? Io da Nereto. Oddio. Da dove vieni? Da dove? Niente, sempre particolare. Ma se state. Ma se state, non ti ricordi qua a Blue Relax? Sì, sì. Quando lavoravo qua? Sei un po' cambiato. Che ridere! Frate, pare una skin di Batman comunque come è vestita. Mo saluta Antonio! Saluta Antonio! Frate, io ti giuro che ho una teoria per la quale saluta Antonio è la faccia, cioè tutta la faccia di saluta Antonio veniva usata come faccia su. Ce l'avete presente, regà? Dai, ce l'avete presente? In piazza, nelle piazze ci stavano i tipo i bangladini che vendevano le melanzane con dentro la sabbia che le tiravi, le smollicavi, gli davi le forme. Ma pure a Roma li vendevano. Sì, pure a Roma, frate. E sì, le facce che c'avevano quelle melanzane sono letteralmente la faccia di saluta Antonio. E c'è il presente. Oggi ne abbiamo. Non Quanti l'ho ne mai abbiamo? Visto, Teneri, lo dovrei vedere. Tommy, Laura, Ivan, bentornati. Maggio. Sì? Oggi sto andando a lavorare con mio padre Antonio. Saluta Antonio. Ah no, che sta volando. Cazzacuarto. Che schifo il dialetto che un attimo. E venti caldi sulla penisola italiana. Tra i 40 e i 50 gradi nel centro Italia. Un cazzo. Saluto Antonio. No, Eobine. Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con un video. Porca puttana. Eobine. Porca puttana, frate. Questo, cioè, tanti ce l'avranno come noi le sensazioni, ma altri, cioè, voi non l'avete mai viste queste no. persone magari. Che si parlerà
che si parlerà di Minecraft e di Herobrine. Come vedete non ci sarà nessun video, potete soltanto commentare, ma basta. C'è una chiamata per te. Mi frega. Ma che cazzo ha detto? Sei bloccato. Ah, questi bug. Vabbè. E se tra poco mia sorella non abbassa la voce, la chiudo nell'armadio. Eh no. A parte che è esagerato. Oh, abbassa quella voce da gallina. Queste donne. Comunque. Hello, Ben. No way. Madonna. Oh, mi dispiace, non me ne sai che questo non... Ah, ok, sì. Ragazzi, ve lo ricordate Christian Ice? Vado, sì. No, beh, no. Quello faceva le canzoni di queste robe, diventavano tutte metal. Aveva fatto una canzone su questa cosa super metal. Oh, ho capito, sì. Questo, frate, è Apro Reddit il mercoledì. Questo mi ritrovo. Addio alla morte. Ciao. No. Ma... Voi ridete e scherzate, ma questi erano viralissimi ai tempi, ragazzi. Bobbe male, Bobbe male. Aveva tutta la pianta zona. Ragazzi, pure lui di Reggio Calabria. Yo. Sì, allora, Marzo, sì. Puoi decidere. O mandi il ghiaccio, o potresti mandare il pezzo quello gigante. Basta che riesci poi a incastrare bene qui qualcosa. Sì. Bobby, Roberto. Roberto! Noi. Ragazzi, ma è Dracula di Okane al contrario, è Dracula Reverse. Ma è il giocatore più normale di GTA RP. Brava Gino. Ho 28 anni, no. E tra poco ci sposiamo. Come è avvenuto questo incontro? A Ciramare ho conosciuto Barilor. Cioè, sì, è il maestro. Io, ma come sono io? Sento che parla, frate. Non ce la ogni volta che sento un barese. Bravo, Cellammare. In qualche festa? No, ci siamo conosciuti. Io abitavo a Cellammare da mia zia e il suo cognato, che si chiama Pinuccio, che si sono sposati. Sì. L'ho sposo, che mi ci ha fatto presentare. Mi ha fatto presentare lui. Ah, ecco, allora è stato un'occasione. Per quell'occasione voi vi siete incontrati. Ho visto sopra la strada. Ah, l'hai trovato sulla strada. Ma come è esploso questa cosa? Ma come l'hai trovato sulla strada? Ma aspetta, diciamo, Gianmarco, aspetta. Un fulmine, no? Io lo so. Conosco. Un fumo? Ecco. Per te è stato come un fumo, lei è stato come un fulmine. I vostri programmi per il viaggio. Senti qua. Io ho deciso. Cioè, in crociera. Ah, ok. E lui non lo so. Tu non lo sai. Come dice lei, vado pure io. Siamo decisi uguali allora sì, che posso andare io da una parte e lui da un'altra. Si può vedere con l'aereo oppure con la nave? No, io dico con la nave. Dove fate tappa? Ma questi, cioè, quando parlano, non lo so, parlano in codice Morse. E ho visto le prime volte, le seconde e le quarte volte. Andare ho visto. L'ho visto le prime volte, le seconde volte, le terze volte, andare a volte, le terze volte ho visto. No, cioè, lui ha detto, andavo a casa della zia e vedevo che lei era fuori, l'ho vista la prima, la seconda, la quarta volta, okay. E poi continuavo ad andare, ci siamo continuati a vedere, più o meno quello era. Ma no! Penso il matto. Non dire parolacce. Anonimo, grazie per il sub giftato. Parla bene, usa l'educazione, chiaro? Scusa. Io sono... Anzi, Daniele De Rossi in una partita di Champions League, va qualsiasi. Capo la polizia! Non dire parolacce, no, perché la ragazza mi orecchia. Sennò che fai? Denuncia la polizia giudiziaria. Ah. Ma perché parla come Christian De Sica questa cosa? Non lo so. Perché è Romania, è romano. È Romania, poi. Non dire parolacce, no, chiamo la polizia. Ma le poste italiane? No, chiamo Tiziana Leone. E chi è? È la dirigente con sei stato del criminale. Ma non è la ti faccio carcerare. Non è la pornostar. No, è una dirigente polizia. Allora, comunque, allora, c'hai cioè, tre problemi. Puzzi, Lilli e a rotto il cazzo. Ha detto? Non dire parolacce! O chiamo Nicola Angelo, il capo mobile romana! È pedofilo! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è?
siamo Adolf. Madonna, sì, qui hai iniziato a parlare in tedesco antico probabilmente. No, Madonna, ragazzi, pazzia vera. Matt, grazie per le 5 gift. Bellissimo, bellissimo, stupefacente.